L'invasione di cervi nel Porlezzese, allevatori e agricoltori sono ormai esasperati. Solo in questa zona sarebbero almeno 400 gli esemplari presenti, che in cerca di cibo si avvicinano sempre di più alle aziende agricole del territorio, mettendo a rischio le loro colture. A questo problema si affianca anche l'alto numero di cinghiali, sempre più vicini ai centri abitati. Sulla questione è intervenuto l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi. La regione Lombardia è dalla parte degli agricoltori. Il problema fauna selvatica, cinghiali o cervi è evidente. Stiamo cercando di contenerlo con ogni misura normativa possibile, spesso impugnata anche dal governo, a testimonianza di quanto purtroppo vi è un approccio ideologico sul tema e non pragmatico, rivolto alla qualità della zona faunistica e a tutelare chi lavora la terra, spessamente in montagna. Il tema dei cervi in Val Porlezza lo stiamo già affrontando in collaborazione con la riserva e l'autorità del territorio, la comunità montana. A breve, nel prossimo settimana, sarò personalmente in zona per affrontare con gli amministratori le problematiche burocratiche che ad oggi non hanno consentito di fare una pressione o di far partire comunque un'attività di contenimento adeguata, perché vogliamo essere dalla parte degli agricoltori. Nessun agricoltore deve smettere di lavorare o trasferirsi in Svizzera per colpa dei cervi, può contare sull'aiuto e sul supporto di Regione Lombardia.